Il massacro di Bucha è la maggiore atrocità del XXI secolo, ha detto il ministro degli esteri ucraino Kuleba. La storia delle guerre è piena di sanguinose infamie commesse da vinti e vincitori, da totalitarismi e democrazie. Senza andare troppo indietro, nel secolo scorso abbiamo avuto bombardamenti a tappeto sulle città che hanno fatto migliaia di vittime civili, da Coventry, rasa al suolo dai tedeschi nel 1940, a Dresda, che gli alleati ridussero in cenere a guerra quasi vinta, col solo intento punitivo, facendo circa 30.000 morti. Una pratica, quella degli attacchi aerei indiscriminati, che ebbe il suo prototipo da parte dei nazisti nella città di Guernica durante la guerra civile spagnola, uno scempio eternato nel dipinto di Pablo Picasso. In Africa ricordiamo i gas usati dall'esercito italiano nella conquista d'Etiopia, la feroce repressione della Francia in Algeria per non perdere la propria colonia, fino al terribile genocidio del Ruanda nel 1994, quando la minoranza Tutsi venne massacrata dagli Hutu. Si stima che in 100 giorni furono uccise almeno 500.000 persone. Sul territorio europeo, in tempi recenti, la pagina più nera è stata quella di Srebrenica, dove nel luglio 1995 8.000 musulmani di Bosnia, prevalentemente maschi tra i 12 e i 77 anni, vennero sterminati dai serbi del generale Ratko Mladic. Ma per tornare al secolo in corso, occorre ricordare l'attacco americano a Fallujah, in Iraq, nel novembre 2004. Una cruenta battaglia in cui le forze statunitensi usarono bombe al fosforo, che fecero strage anche nella popolazione civile e che avvelenarono l'aria, generando nel tempo un alto numero di tumori, aborti e deformazioni neonatali.